Buona giornata a tutti. Oggi vi parlo del giardinetto di poppa delle nani. Voi mi domanderete che cosa serve, che cos'è. Allora, innanzitutto il giardinetto di poppa è la parte estrema della poppa dove praticamente venivano alloggiate le piante che venivano scoperte nei vari tragitti, nelle varie rotte della Serenissima. Era vicino al ponte dove alloggiava il comandante e attraverso questo piccolo giardinetto che era coperto ed era riparato dalle intemperie della navigazione, molte piante sono arrivate in città. Alcuni esempi li troviamo ancora adesso nei giardini nascosti della nostra magnifica città e il giardino botanico di Padova ne è l'esempio più concreto ancora adesso della varietà e delle specie che sono arrivate in città. Un esempio di botanico è stato Prospero Alpini, il quale nel 1570 conosce la pianta del caffè, ne loda le caratteristiche e dopo qualche anno il bailo Francesco Morosini incomincia la sua commercializzazione in tutta Europa. Vi saluto, duri banchi e andiamo avanti.